Dunque, le volevo chiedere in che modo l'informazione da una parte o la disinformazione dall'altra, ovvero anche preso dal suo libro sull'idiozia del frenetismo, di questa presa di consapevolezza da parte dei giovani di alcune informazioni, ma come lei parla di homo sentience, giustamente, volevo chiederle quanto questo possa incidere sulla manipolazione psicologica da parte dei media e quanto in realtà i giovani possono esserne consapevoli. Beh, la questione è molto ardua e semplice nello stesso tempo. La nostra capacità in generale, giovani vecchi, giovani adulti, adulti, vegliardi, decrepiti, tutti quanti, abbiamo una capacità limitata, di organizzare mentalmente le informazioni. Ciò che oggi mi colpisce è che in fondo ci sono molte informazioni che deformano, che non informano. E soprattutto che non formano. Cosa significa questo? Significa che le informazioni veramente utili, positive, sono quelle che noi riusciamo a padroneggiare, vale a dire, in base alle informazioni ricevute, il giovanissimo, l'adolescente, il giovane adulto, il vecchio, deve essere in grado di costruirsi una sua tavola di priorità, distinguendo fra il torrente di informazioni che oggi veramente dilaga, distinguendo ciò che conta da ciò che non conta, ciò che conta meno, ciò che conta di più, e anche di liberarsi di ciò che non conta affatto. La censura oggi e quindi anche la manipolazione psicologica sono straordinariamente interessanti perché non sono le censure o le manipolazioni dirette, non sono la cancellazione, non sono il divieto di dire, vero, certe cose o di dirne altre, ma la censura ha luogo per eccesso di informazione. Siamo travolti dalle informazioni e i mezzi di informazioni, diciamo i mezzi elettronici o come io anche amo dire in maniera non sprezzante, l'informazione tecnicamente, elettronicamente assistita, ha questo di straordinario, che può creare il pregiudizio, può addirittura deformare, diciamo psicologicamente manipolare gli utenti, non solo i teleutenti, ma coloro che comunque si valgono dei mezzi elettronici di informazione, attraverso non il divieto, non il veto, non la cancellazione, ma semplicemente l'enorme torrentizia quantità di informazioni. E noi questo dobbiamo dire, almeno io ho cercato di dimostrarlo, non è dovuto a cattiva volontà o a buona volontà, non c'è un progetto. Io sono contrario all'impostazione cospiratoria per ciò che riguarda, diciamo, i mezzi di informazione. Non è il caso di dire uso buono, uno cattivo, mezzi diabolici, mezzi angelici, nulla di tutto questo. Guardiamo la realtà. Internet straordinario, addirittura Papa Bergoglio ha detto dono di Dio. Io non ho dubbio che sia internet un dono di Dio per quelli che lo fabbricano. Infatti, diciamo, Apple, Microsoft, Samsung, Nokia, insomma, hanno dei bilanci superiori a quelli di molti stati nazionali, queste che sono aziende multinazionali private, domicili privati. Bene, ma internet, per esempio, dono di Dio, ma attenzione, può essere un dono danaico, perché non ha la critica delle fonti. Se mi si consente un'espressione che potrà essere considerata sprezzante, ma non vuole esserlo, è una sorta di grande pattumiera planetaria. Uno ci trova di tutto. Appunto, dai discorsi del Papa, dai grandi moralisti del Settecento, dai dialoghi di Platone, alla pedofilia, non solo nelle ore notturne, magari nell'ignoranza beata dei genitori. L'adolescente addirittura dopo mezzanotte può bearsi di spettacoli di ferocia, di violenza sadomasochistica, orribile e barbarica, mentre la famiglia dorme beata nelle braccia di Morfeo. Ecco, noi dobbiamo essere consapevoli che in fondo i mezzi di
di comunicazione elettronica oggi, la comunicazione, mentre ci danno un modo di comunicare tutto a tutti in tempo reale su scala planetaria, purtroppo non c'è più nulla di significativo da comunicare.